nata prima la passione per la macchina o per la cucina? No, la cucina. Perché prima si mangia e poi si va a correre. Poco, perché sennò poi dopo sei in macchina, sei bello gonfio. Gli ingredienti per la mia vettura ideale: 4 buone gomme, una buona macchina che abbia un bel motore, che suoni bene, precisione, sicurezza e soprattutto potenza. La mia ricetta personale di guida è un po' un problema, perché tendo sempre ad andare un po' oltre, come in cucina, nel senso che non mi fermo mai al piatto quando è finito, perfetto, bello. E andando oltre ovviamente commetti qualche sbavatura, qualche imperfezione, però fa parte della natura, non è che posso limitarmi. Analogie con la cucina e la guida, beh, sono facili, basta pensare al servizio, chi tiene in mano il volante è quello che decide la velocità del servizio, l'intensità, per cui devi chiamare le comande ai ragazzi, i ragazzi devono rispondere, loro ti danno la potenza e tu devi cercare di indirizzarla nella giusta direzione e cercare di uscire al massimo. Se dovessi portare una Lamborghini in tavola, secondo me è una pasta, ma è un carboidrato, mi dà più l'idea di potenza. Ciao a tutti e mi raccomando, andate piano, eh.